Sapete che vi dico? Chi se ne frega dei titoli iniziali? Io voglio direttamente giocare. Avanti! Ok. Questo è un gioco con la trama, ragazzi. Non posso. Cioè, io vorrei giocare. Vorrei giocare. Vorrei giocare! Salve popolo di internet! Fermi tutti. Questo si deve guardare per forza. Quindi salve a tutti e benvenuti. Qui siamo di nuovo noi, Crash Stefano, che gioca a One Piece Grand Battle 2, e Cosmo Comic, che sta guardando il filmato iniziale.
il potente allora non disturbiamolo iniziale di Final Fantasy 8. Sarò lì perché io aspetterò qui per qualcosa. Io aspetterò per te, quindi se vieni qui mi troverai. Lo prometto. Mamma mia, Final Fantasy 8 che ricordi. Anche se no, mi si è rotto subito la faccia dei ricordi. Questo si è colpito chissà come. Mettere anche il rally per queste cose. Però sai com'è, io devo risparmiare sulla lunghezza del video. Allora tanto vale non sprecare questo tempo prezioso. Ecco, personaggio di supporto del cacchio. Vediamo questa scena d'azione da questo combattimento superbo. Combattimento che c'è sia tra quello tra me e come cacchio si chiama culo, e sia quello tra Squall e Saifer. Squall e Saifer, io lo chiamo Saifer. Poi io penso che vada bene Saifer. Poi non lo so, c'è chi lo chiama sempre Django, penso sia Django, diceva prima. Poi c'è questo qua e fa super mossa, non capisco se dice se non farlo. Perché? Così, tanto per dire qualcosa. E dopo questa frenetica scena d'azione forse qualcosa si può fare finalmente. Paradiso. Oh, che volo che ho fatto. Altro che fu. Beh, bomba! Ti senti meglio? Guarda, ho appena ricevuto un colpo al, mi sono qualcuno mi ha appena tagliato metà faccia. Penso che mi fa male un po' la fronte, no? Non pensate? Sì, un pochino. Ahimè, per quella non c'è niente da fare. Resterà la cicatrice. Beh, certo. Qui mi sono trovato contro Mr. Tree, uno delle poche volte che in un gioco di One Piece vediamo sto personaggio del cacchio, che io non so usare, ma... Ma c'è qualcun altro qui con noi? Pingu? No. No, lui se n'è andato da Crash 3, penso. No! No, io intendevo... Ventus. Ventus mi sa che se n'è andato. Davvero? Ha detto che doveva fare palestra. Per fortuna adesso ci sono meno let's play in giro. Per fortuna o purtroppo? Va bene. Ahimè, per sarà quello... una cosa che non si ripeterà mai più nella storia dei let's play. E qui conosciamo la triste verità. Per la fronte di Squall non c'è niente da fare. Ecco, è fatta per sempre. Mi dispiace. Allora, pupille normali. Anche perché... ci sono... Io mi ritrovo spesso le punture di zanzare. No, no, e... No. Vivo? Vivo? Vivo?
Non ho capito. Vivo ancora? Sì, sono vivo. Ok, va bene. Mi ritrovo spesso dei tagli, ma io mi dico, dai, non te li grattare così, così non ti rimane cicatrice. Mi rimane lo stesso. Non capisco il perché. Mi è rimasta... Perché destino? Mi è rimasto la cicatrice sul ginocchio di quando mi ero nascosto sotto il letto. Che c'erano le grate di sotto. Sono un idiota. Dove si sta bene per ora? Prova a dire il tuo nome ora. Io non lo chiamavo Squall in origine, lo chiamavo Mark. Mark. Perché non metti il nome così pure nel Let's Play? Del resto, chi è che usa i nomi originali in un Let's Play non serio come il nostro? Beh, vabbè, forse... Io ho visto... Come vuoi. Io ho visto il Let's Play di Shinra Intern e te lo posso assicurare. Lui non vuole assolutamente cambiare il nome ai personaggi. E il suo non è un Let's Play serio. Vabbè, no, io stavo scherzando. Vabbè. Perché mi divertiva a vedere... Ecco che ho perso contro il personaggio più scarso del gioco, forse. Mister Tree? Io non solo cambiavo il nome ai personaggi, cambiavo il nome anche ai GF. Ai Guardian Force cambiavo i personaggi. Ah, quelli assolutamente. Fuffi, Pinuccio, Gigino. Io chiamavo Quetzal, uno dei miei preferiti, con il mio nome. Li chiamavi tutti... Con i nomi dei miei parenti. Invocare... I parenti. Zio Cosmo. Mia sorella... Una cosa bellissima. Vabbè. Non perdiamoci in chiacchiere. Che facciamo? Cambiamo il nome in Mark? O Mark con la K? Oppure lo lasciamo Squall? Direi Mark in memoria dei vecchi tempi. Potrebbe avere qualcosa da dire. Però va bene anche così, insomma. Ho buttato una roccia in aria e mi sono colpito con quella. Abbiamo perso 2 minuti circa del nostro Let's Play a decidere se dovevamo scegliere il nostro nome. Che bello! Se perdiamo tempo, allora tanto vale lasciarlo così com'è. Se è una cosa di tempo. Perché sono un bastian contrario. Prima dico facciamolo così, poi facciamo in un altro modo. Sentite, io lo chiamo Squall, non mi interessa, però Mark ormai non mi fa non più... Non ti dice più niente. Non mi dice più niente, anche se era un nome figo. Mark, che nome. E chiamavo... Ci siamo colpiti a Vicenza, cioè lui mi ha attaccato e poi lui gli è finita la mia roccia addosso. Così, tutto per automatismo. E io... Io chiamavo di Noa Phoebe. Come? Phoebe. No, Phoebe. Phoebe. Di Noa. Ah. Ci sembravano nomi fighi. Dai, lasciamogli quelli originali. Squall okay. Per... Squall, ok. Vacci piano con l'allenamento, la cazziatona. La prossima volta non potresti essere così fortunato. Glielo dica Safer. Ah, quel ragazzo non ascolta niente e nessuno. Perché non lo ignori? Perché non lo ignoro? Io non voglio scappare. Che t'ha sconsiderato? Datevi una calmata, ragazzi. Allora, il tuo istruttore è... uno di quei personaggi a cui non posso cambiare il nome. E meno male. Mi piace Quistis.
Krieger non puoi cambiare il nome, Cypher? A Cypher... No, no, non puoi cambiare il nome a Cypher. Ah. Non lo puoi cambiare nemmeno a Irvine, a Zell e a Selfie. Comunque okay. Cypher, anche se avesse avuto un altro nome, sarebbe stato uno dei personaggi di Final Fantasy VIII e mi sta più sulle scatole. Guarda, sta sulle scatole a tutti. A chi è che piace Cypher? Oi. Ci sta chi piace Cypher, ovviamente. Ah, vabbè, però cioè... noi io, ovviamente, so la nostra opinione. No? Abbiamo la nostra opinione. Per... La ferita non è grave, ma resterà la cicatrice. A me mi è rimasta sul ginocchio. Ma non è che freghi a molti, quindi. D'accordo, venga presto, mi raccomando. Squall, ci si vede di nuovo. È arrivata Quistis? Arriverà ora. Arriva. Eccola in tutto il suo splendore di professoressa. Quel respiro di sollievo. Certo che non è niente male. Beh, una bomba di professoressa. Ah, però. Anzi, sì. Lo sapevo. O eri tu o era Cypher. Forza, ah, andiamo. L'esame pratico è oggi. Ehi, Squall, c'è qualche problema? No, niente di speciale. Niente di speciale. Cosa c'è di strano? Come va dall'altra parte? Ma niente di speciale, sono quasi morto. Ho fatto una cicatrice... che rimarrà nella storia dei videogiochi. Una cicatrice. Parlando di cicatrici, cosa c'è di così strano? Strano? No, sono contenta. Mi sembra di capire... Cioè, contenta che si è fatta la cicatrice? No, è contenta di capire un suo studente un po' di più. Questa qua vuole flirtare. Vuole flirtare un sacco. Non ti credere. Solo perché è professoressa non vuol dire che non può flirtare. Non è così semplice capirmi. D'accordo? Allora parla. Dimmi qualcosa di più su di te. Sempre schivo, sempre che non... Non è un argomento che mi riguarda? No, non è un argomento che ti riguarda. Intervento di nami incredibili. Vabbè, facciamo la finita e prendiamo pure gli occhi. Come l'altra parte. È veramente molto bella il garden. Qualcosa di... favoloso. Tanto salutiamo Kevin che è in linea. Chi è Kevin? Kevin Darkness. In linea? Dove? Sì. Su Sky. Ora? Con noi? È in chiamata. Ah, non è in chiamata. Risolviamo la faccenda da spadaccini, togliamogli tutta l'energia a Miok. Una cosa che non succede nell'anime, almeno in questa stagione.
Bene, il programma di e oggi vince. E mentre la professoressa fa il suo discorso, parla dell'esame pratico dei SID che si terrà quella sera stessa. E i bocciati dovranno restare in classe a ripassare la lezione. Se brutto non va per niente bene, cioè come si fa a far studiare le persone a quell'ora? Tu ne sai qualcosa? Sì. Forse ne saprò qualcosa anch'io quando farò l'esame pratico dei SID. Ah, l'esame pratico dei SID ancora non l'ho fatto, magari l'anno prossimo. Io... Quanti anni hai? 20. Ne dovresti avere... dovresti essere tra i 15 e i 20 anni per poter diventare un SID. Perché se non sei tra i 15 e i 20 anni, non potrai diventare un SID. Il prossimo anno non potrò più farlo. Vabbè, io non ho aspirazioni particolari. Ah, vabbè, non hai aspirazioni mercenarie. Quindi? Comunque, per questa parte di One Piece Grand Battle 2 con Zoro è tutto. Ci vediamo nella prossima parte con un altro personaggio. Qui da Trash Stefano e Cosmo Comic. Alla prossima. Arrivederci, popolo di internet. Ciao. Ah, sei te? Eh? Ok, allora riprendiamo senza problemi. Sì, il nostro Final Fantasy 8, che vi ho già interrotto troppo. Mi raccomando, non ferire i tuoi compagni in addestramento. Fai attenzione da ora in poi, mi sono spiegata? No. No. Ecco. L'ho indovinata. Esatto, esatto. Ha battuto il pugno sul banco. Una reazione molto classica. Bene, con i partecipanti all'esame, ci vediamo dopo. Tutti che si vanno a... Squall, vieni! Ti devo parlare. Che sarà mai di così urgente? Non essere maleducato con la professoressa qui, Stelpe. È un onore essere chiamato dalla professoressa Terpe. Perlomeno sorridi quando parli con la professoressa. No, aspetta! Aspetta! Fermi tutti! Quando mai Squall ha mai sorriso? Io non ricordo di averlo visto sorridere. Vorrei dire qualcosa di più avanti nel gioco, ma non vorrei spoilerare nulla. Non sei ancora stato alla caverna di fuoco, vero? Devi passare prima questa prova per poter per partecipare all'esame SID. Mamma mia, cioè una caverna di fuoco per dei SID dovrebbe essere una... Ma che razza di scuola è, vorrei dire? La scuola che si mettono in pericolo le persone, c'è cioè, un dio del fuoco. Secondo ragazzi, loro questa è una prova. Ragazzi, questa è una scuola di mercenari. Dobbiamo comportarci come mercenari guerrieri. È una scuola militare. Ma a me non sembra affatto una scuola militare. Io non l'ho mai vista come una scuola militare. Li vedo che vanno a combattere, io non capisco. Vabbè, i giapponesi devono sempre fare qualcosa di... più, insomma. La colpa non la dai ai giapponesi. Daglielo al creatore della storia.
una buona scusa? Veramente no, non ho delle buone scuse per poter non essere andato alla caverna di fuoco. Andiamo insieme allora. Se non ti senti sicuro, ripassa prima sul... per la prova, ripassa prima sul terminale di supporto. Io ti aspetto all'ingresso principale. Vai in fretta. Puoi accedere... Ah, quello è il terminale di supporto, è necessario perché ti danno Shiva e Quetzalcoatl, o come cacchio si scrive. Guarda, anche dopo te li daranno in seguito. Te li farà dare in seguito. Allora è completamente inutile se hai già... Esatto. È completamente inutile il banco di supporto. È qualcosa però che... Anzi, non è completamente inutile, anzi, è qualcosa di più. Tu e la professoressa, soli soletti. Aha. Se succede qualcosa alla professoressa, il Tempe Fan Club non te la perdonerà. Me la farai pagare? Che rabbia! Anch'io voglio andare alla caverna! E se ne andranno tutti e tre, lasciandomi solo nella come classe. Come uno squall. Come uno squall, esatto. Intanto vado al terminale di supporto e vedo quello che c'è. La guida, le basi, già il comitato per il festival. C'è tutto. Messaggi dal Garden. No, lasciamo stare, dai. Comunicazione da mensa. Ok. Le tue opinioni sono importanti per rendere il Garden un posto migliore. Aspettiamo i tuoi consigli. Tu sarai il più bello. Dei consigli? Andatevene a cacare. Dei consigli. Tu sei la più bella professoressa. Telpe. Oh, firmato fan di Quistis numero 1. Ma chi ha scritto questo messaggio? Ehi, fan di Quistis. Ma almeno scrivi il tuo vero nome. Non l'hai scritto nemmeno tu, scemo. Allora chi sei tu? Possibile che non avete niente altro da fare? Qui non... altro da scrivere. Qui non si litiga. Firmato Shu. Non voglio avere grane. Il mio vero nome non lo scrivo. J.I. Chi sei davvero, J.I.? E questo lo scrive Safer. Non te lo dico. Ti bastino le mie iniziali. Anch'io scrivo le mie iniziali. Sono davvero buoni, panini a... sono davvero così buoni i panini alla della mensa. Io non li ho mai mangiati. Z D. Sono i migliori, non sai cosa ti perdi, MS. Non sono mai riuscito ad arrivare in tempo, ZD. Ehi, ZD. Hai l'esame per diventare SID oggi, vero? In bocca al lupo, MS. In bocca al lupo, ZD. La biblioteca. Cosa caspita c'entra la biblioteca? Boh, ok. Non interessa. Vabbè. No. Non voglio provare. Oh, cielo. Usciamo. Ma quello là va bene in operazione Pablo, io. Eh? Ma per l'operazione papero l'intro non te la carica, cioè non te la fa vedere il filmato introduttivo di papero in operazione papero? No, peccato perché è un bel filmato introduttivo. Sì, epico, anche se non è uno dei classici. Vabbè, in confronto a quello di Final Fantasy 8. Sono in ritardo! Ti è venuta contro selfie come una macchina da scontro. Esatto. Che faccio? Mi sono parate davanti due scelte. O le dico tutto ok, o le dico
puntini puntini. In stile Squall sarebbe puntini puntini, ma sarebbe consigliabile fare il bravo perché ti spiega alcune cose, ma se le sai già puoi anche fare il puntini puntini. Vabbè, io intanto faccio tutto per ok puntini, perché puntini è una brutta parola. Oh. Ah, che colpo! Sì, sì, tutto ok. Scusami, ma sono in ritardo. Ma ma tu sei per caso di quella classe? Se la lezione è già finita? Beh, ragazzi, io non lo so se la lezione è già finita. Lo scopriremo nel prossimo episodio. No, vabbè, diciamoglielo. Sì, sono finite le lezioni. Che genio! Ma qui è molto più grande del carter dove stavo prima. Ah, una ma cosa. Non sembra una a cui piacciono i treni, però, eh. No. Non sembra per niente una a cui piacciono i treni. Sono. Mi piacciono i treni. Sono appena arrivata da un'altra scuola. Mi porteresti a fare un giro qui intorno? Io non avrei tempo. Dovrei andare alla professoressa qui. Ok, va bene. Ti accompagno. Ebbene! Andiamo! Prima di tutto, la grande interpretazione di Selfie Made in Cosmo Comic. Io la vedo molto solare, anzi, io la interpreterei meglio. Sì, infatti dovrebbe essere così. Io la vorrei interpretare un po' più meglio, solo se solo non avessi questa voce da maschio, perché dovrei trasformarmela in questo modo per poter... cioè, capisci? Uh-huh. Intanto prendiamo le carte qua da questo tizio. Le carte per Double Trial. No, aspetta, Trial. Come caspita si chiama? Trial. Il minigioco. Le carte per il minigioco. Come cacchio si chiamava? No, Tetramaster non era Final Fantasy 9, non mi ricordo. Io non lo so nemmeno se se si chiamava così, non ho mai giocato al 9. Ah. Neanche io, però ho visto un po'. Mi sono un po' spoilerato la trama così per curiosità. La mappa direzionale è lì. Va bene. Questa è la mappa direzionale della hall del primo piano. Il garden di Balamb è molto grande. È comodo usare questa mappa per decidere dove andare. Tarantina! Come si usa? Si sceglie la destinazione, si muove con il cursore e si preme X. Wow! Ma c'hanno tutti il tasto X in questo gioco quando usano la mappa. Credimi, questo si chiama rompere la quarta parete. Ne so qualcosa. Ora ti spiego. Sì. Con l'accetta tipo Shining. No, rompere la quarta parete significa. Sì, penso che lo sappiamo. Se vuoi dirlo, penso che lo sappiamo già. L'avevo scritto nella descrizione di una mia parte di Spyro the Dragon. La quarta parete è l'interazione tra l'attore e il pubblico. Hai presente il palco che ci sono le tre pareti e ci dovrebbe essere una quarta parete immaginaria che divide gli attori dallo spettatore. Ecco, esatto. Quando l'attore parla allo spettatore e non si può confondere con il soliloquio né con il come caspita si chiama il come cacchio si chiama il monologo? Da non confondere con il monologo, il soliloquio. Quando proprio l'attore parla della finzione della scena al pubblico, si rompe la quarta parete. Quando l'attore si rivolge al pubblico. Esattamente, visto che parliamo di videogiochi, no? Sì. Il gioco in cui si rompe la quarta parete è Crash Bandicoot 3, esattamente
nel livello Double Header, quando vieni spiaccicato, no, contro lo schermo. Sì. È uno dei sarà forse l'unico effetto di quarta parete in tutta la saga di Crash Bandicoot. Io credo, probabilmente. Io se mi fa qualcosa del genere esiste anche in Paperino, Operazione Papero. Se mi faccio ammazzare durante l'inseguimento, che mi vengono incontro, io nell'ultima parte non l'ho fatto vedere, magari nel prossimo livello di inseguimento ve lo farò vedere. Quando Paperino viene lanciato, si rompe la telecamera. Ah, però diciamo Paperino, diciamo che ce lo si aspetta. Crash Bandicoot è un po' particolare, no? Beh, forse. Vogliamo tornare quindi al gioco. Ancora visto tanto. Ragazzi, se voi conoscete degli esempi di rottura della quarta parete nei videogiochi, scrivetelo qua sotto nei commenti. Perché è davvero. Perché voglio conoscere tutti i particolari esempi di quarta parete. Tipo sì. Adesso si stacca lo schermo dove stanno vedendo il video su YouTube ed esce la manina che saluta. Ciao, sono Cosmo. Ciao, sono Cosmo. Ha rotto la quarta parete. Beh, quello che facciamo noi è rivolgerci al pubblico, no? Rompiamo la quarta parete come se fosse una cosa normale, anzi è una cosa normalissima su YouTube, ma nel teatro... Su YouTube non c'è né parete. Non c'è una parete in effetti! C'è uno schermo! Domandina, il nome del preside? Sid, ok, va bene. Dove non hanno detto, tutto chiaro? La sì, va bene. Tra l'altro scritto con la S, non con la C come tutti i Sid di Final Fantasy. Scusa, ma ti rivolgi a tutti i Final Fantasy? Ma in tutti i Final Fantasy non sei sempre chiamato Sid? O è Sid? Con la Sid, S? Ma con la C. Ah, Sid con la C. Ah, va bene, ok. Tutto a posto, allora. Vabbè, basta che lui, insomma. Ragazzi, io vedo qui un salvataggio, quindi direi di fermarci qui. Visiteremo la prossima volta tutto il garden. Facciamola aspettare la professoressa Quistis. Tanto abbiamo tutta la giornata per poter fare l'esame pratico. Ma sì, è un gioco. Passano 26 ore. Ma dove cacchio stavo? Ci vediamo. Allora, apri il menu. Salva. Ci vediamo alla prossima parte di Final Fantasy 8. Qui è Cosmo Comic. Arrivederci. Stefano. Sì. Ciao. Cosmo Comic e Stefano, arrivederci, popolo di internet. Ci si vede ad un prossimo video. Ciao. Halla 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 halla